Dal libro della Sapienza. Riflettendo su tali cose in me stesso e pensando in cuor mio che nell'unione con la Sapienza c'è l'immortalità e nella sua amicizia grande godimento e nel lavoro delle sue mani una ricchezza inesauribile e nell'assiduità del rapporto con essa prudenza e nella partecipazione ai suoi discorsi fama, andavo cercando come prenderla con me, sapendo che non l'avrei altrimenti ottenuta se Dio non me l'avesse concessa, ed era proprio dell'intelligenza sapere da chi viene tale dono. Mi rivolsi al Signore e lo pregai, dicendo con tutto il cuore: Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo perché domini sulle creature fatte da te e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi i giudizi con animo retto, dammi la sapienza che siede in trono accanto a te e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella. Uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini, mancandogli la tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito. Essa, infatti, tutto conosce e tutto comprende e mi guiderà prudentemente nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Siamo dato adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento. Abbiamo appena ascoltato la splendida preghiera di invocazione della Sapienza che Salomone pronunziò e che la Santa Madre Chiesa ha fatto propria nella sua preghiera ufficiale, questo passaggio che abbiamo ascoltato dal Dio dei Padri in poi fino al termine fa parte della liturgia delle ore della Chiesa romana latina e si trova come cantico delle lodi mattutine della terza settimana del Salterio. È quindi un passo che la Chiesa ha tanto nel cuore da farne appunto oggetto di pubblica preghiera. E noi sappiamo che nella liturgia delle ore la Chiesa forma un solo coro, una sola voce che si eleva al proprio sposo e al proprio capo, che è Gesù, a nome non solo dell'intero suo corpo, che è appunto la Chiesa, corpo mistico di Cristo, ma dell'umanità intera. Quando la Chiesa prega ufficialmente attraverso la liturgia, che è la forma più alta e più importante e che ha il più alto titolo di dignità nella vita della Chiesa, si prega non come singoli, ecco, non come persone, ma si prega come appunto corpo mistico, come voce della sposa di Cristo e come anche esercizio dell'attività sacerdotale che la Chiesa svolge nei confronti del mondo intero. Cioè dal trono dell'Altissimo impetra tutte le grazie di
cui tutti gli uomini hanno bisogno, ed eleva a Dio anche al nome di chi non lo fa, ecco, l'inno di lode, di benedizione e di ringraziamento per tutto ciò che Dio è, per tutto ciò che Dio fa il nostro popolo, per tutti i doni sconfinati, interminabili, infiniti, che continuamente beneficia gli uomini, purtroppo senza che molti lo ringrazino e addirittura se ne rendano conto. E quindi abbiamo questa bellissima preghiera che è bene certamente poi utilizzare anche come nostra preghiera personale qui, dinanzi alla sapienza increata e ora nascosta sotto i veli eucaristici. Un'ottima preghiera che potrebbe accompagnarci in questo ultimo tratto del cammino quaresimale dell'anno 2019. Salomone medita anzitutto, abbiamo tutte quante le meditazioni dei giovedì precedenti, è da diverso tempo che stiamo fermi su questo splendido libro della Sapienza, l'abbiamo contemplata, l'abbiamo in parte conosciuta, ammirata, desiderata, ecco. Speriamo che qualcuno si sia un po' innamorato di quella Sapienza che per la verità ha attratto anche la vita di uomini, ecco, non sempre credenti, di filosofi che hanno cercato, ecco, procedendo, dice San Paolo, come attentoni, e la Sapienza e le vie per raggiungerla. Salomone dice, anzitutto riflettendo su tali cose in me stesso, ecco, tutto quello che stiamo pregando e meditando deve poi diventare oggetto della nostra meditazione personale. Io più anni passo nel mio ministero sacerdotale, più comprendo come il più grande servizio che un sacerdote possa svolgere nei confronti delle anime è far loro comprendere l'assoluta imprescindibilità di imparare a parlare con Dio a cuore, di mettersi davanti a Lui, di comprendere, ecco, che la nostra vita si gioca nel nostro rapporto con Lui, in ciò che noi facciamo, delle grazie, dei doni che ci offre. Senza questo dialogo aperto nel cuore, la fede rischia di essere una cosa completamente formale, esteriore, che non incide nella nostra vita, anche quando è arricchita di una montagna di gesti, chiamiamoli così, religiosi, tante preghiere, tante messe, tante adorazioni stesse. Però se non si impara, riflettendo su tali cose in me stesso, a mettersi davanti a Gesù, a, come faceva la Madonna, serbare nel cuore e meditare, serbare nel cuore e meditare, e lì davanti a Lui maturare le nostre scelte personali, i nostri obiettivi di vita, le nostre svolte, le nostre decisioni, cioè quelle fondamentali che ci faccio con la vita che Dio mi ha dato. Dove voglio camminare? Ma ci credo o no che la santità, per esempio, è la risposta unica ai desideri che l'uomo si porta della felicità? Ci credo che con la Sapienza, come dice Gesù, come dice Salomone, nella sua amicizia avrò grande godimento, una ricchezza inesauribile. Con l'unione con Lei troverò l'immortalità, l'immortalità noi ce l'abbiamo, la nostra anima è immortale, quindi non serve la Sapienza per, come dire, darci l'immortalità, perché la nostra anima spirituale, fatta a immagine di Dio, non può morire. Ma qui si parla dell'immortalità, che significa, come dice San Paolo nel Nuovo Testamento, che chi, come dice Gesù nel Vangelo, che chi crede nella mia parola non gusterà mai la morte, non saprà cosa significa la morte. Anche la morte fisica sarà un evento sereno, lieto, e tutte le morti che si vivono in questo mondo, ecco, le mortificazioni, ecco, gli eventi che scuotono con le coscienze, che abbattono le persone, che le intristiscono, le fanno cadere in depressione,
una persona che è amica della sapienza non li conosce. Nell'unione con la sapienza c'è l'immortalità, sta scritto qui. Questa è parola di Dio, queste non sono rivelazioni private o prediche di un pio santo, di un pio dottore, per quanto grande. Questa è parola di Dio. Allora, Salomone riflette, e pensando in cuor mio, no? Bellissimo, no? Riflettevo in queste cose, riflettendo su tali cose in me stesso, e pensando in cuor mio, ritornando. Uè, ma con la sapienza c'è l'immortalità, se sono unito con lei. Nella sua amicizia avrò grandissimo godimento, e non avrò bisogno di andare a cercare godimenti piccoli. Se il Signore mi darà qualche bella cosa della vita, una serata con gli amici, non so, un bel film o qualcosa del genere, ma sia il benvenuto. Ma non dipende la mia vita da queste cose, perché io la mia vita ce l'ho e gusterò qualche piccola carezza che il Signore mi fa anche attraverso le cose create, ma senza cercare in esse la vita che non c'è, perché la vita io già ce l'ho. Queste altre cose sono di più, come dice Gesù nel Vangelo, no? Cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in aggiunta. Cioè, tu non cercherai la vita dalla serata con gli amici, ma tu ti godrai la serata con gli amici come un di più che il Signore ti concede. Se c'è, sia benedetto il suo nome, se non c'è, va bene lo stesso, perché la mia vita non dipende dalla serata con gli amici. Tanto per fare un esempio sciocco, no? Nella solidità del rapporto con essa, prudenza. Ma questa è una cosa meravigliosa, la prudenza l'abbiamo già visto che cos'è. Imparare il discernimento, che la prudenza è la virtù più importante della nostra vita terrena. Sapere qual è la cosa giusta da fare, questa è la prudenza. In ogni momento, in ogni circostanza, piccola o grande, semplice o complicata, facile o difficile. Quanti uomini stanno continuamente, anche con tanta buona volontà, cercando tanti bandoli della matassa e non sanno che cosa fare, perché gli manca discernimento. Ma la sapienza te lo dà il discernimento. Nell'assiduità del rapporto con essa, la prudenza. Quindi si tratta di una vita che si abbraccia e che si fa propria, no? E nella partecipazione ai suoi discorsi fama, ecco. Sì, c'è anche la fama, che è vero che se noi seguiamo il Signore ci potrà essere qualcuno che ci prende in giro, ci disprezza, ci deride, fa le spallucce, pensa che siamo bigotti o che stiamo ancora presso i preti, queste stupidaggini qui. Poi bisogna vedere nel lungo periodo. C'è una bellissima testimonianza di una coppia americana sulla castità, che quando parla ai giovani dice: se fai la scelta della castità ti deridono, si fanno un sacco di risate, ti prendono per disadattato sociale, insomma, per una persona strana. Ci sarà un giorno, però, il giorno del tuo matrimonio, se tu avrai conservato la purezza e la castità, non riderà più nessuno. Ridi tu. E tante persone che hanno disperso questa ricchezza e che hanno svenduto le cose più belle della vita appresso alle lucciole dei piaceri facili e veloci, quel giorno piangeranno, e piangeranno anche quando vedranno le macerie di una vita che forse non è mai riuscita a farsi un affetto stabile per le proprie abitudini disordinate. Come dice il proverbio popolare, ride bene sempre chi ride ultimo. E questo vale anche nelle cose del cielo. Ecco, come facciamo a trovare questa sapienza? Bisogna chiederla al Signore, chiederla, ma non una volta soltanto, non un giorno soltanto, non in questi pochi minuti che tra poco arriveranno e tutti non vediamo l'ora di sosta orante dinanzi a Gesù, ma chiederla con insistenza, chiederla con perseveranza. Chiederla. Con queste splendide parole che possiamo ripercorrere insieme e cominciarle a far scendere dentro il nostro cuore come nostra preghiera, no? E Salomone dice: mi rivolsi al Signore, lo pregai dicendo con tutto il cuore, quindi non muovendo le labbra e tanto per dire, ma desiderando fortissimamente
ciò che in questa preghiera si chiede, no? Dio dei Padri e Signore di misericordia, che tutto è creato con la Tua parola, che con la Tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature fatte da Te e governi il mondo con santità e giustizia e pronunci giudizio con animo retto, e condanni la sapienza che siede accanto a Te in trono. E non mi escludere dal numero dei Tuoi figli, perché io sono Tuo servo, figlio della Tua ancella. Ecco, uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e la legge. Questo dobbiamo esserne consapevoli, umiliarci davanti al Signore, chiedere: Tu sei, dire Tu sei il tutto, io sono nulla, io non capisco niente, non so orizzontarmi, non so cosa fare, non so cosa pensare, ma Tu no. Tu sei Dio, Tu sei il tutto, Tu sei la sapienza. Se anche uno fosse il più perfetto fra gli uomini, un uomo di grandi doti, molto intraprendente, di grandi virtù umane, ma se gli mancasse la Tua sapienza, sarebbe un nulla. Ecco, la sapienza che conosce le opere di Dio, che era presente quando creava il mondo, conosce soprattutto che cosa è gradito agli occhi del Signore e ciò che è conforme ai Tuoi decreti. Allora, chi è che desidera veramente la sapienza? Detto in due parole, che è il primo dono dello Spirito Santo, come la Chiesa ci insegna. Chi desidera diventare santo veramente, chi desidera fare quello che Dio vuole, conoscere quello che Dio vuole e farlo, questa preghiera sarà sempre esaudita. Perché chiedere la sapienza significa rivolgere a Dio la prima invocazione che gli rivolgiamo nel Padre nostro: sia santificato il Tuo nome, significa fammi diventare santo. Ma santo non ci posso diventare se non faccio la divina volontà, e non posso fare la divina volontà se non la conosco, e non posso conoscerla bene se non so discernerla nelle situazioni precise, particolari, piccole o grandi della vita. E questo, se il Signore non me lo concede, non ce la farò a impararlo. Solo la sapienza conosce ciò che è gradito ai Suoi occhi, ciò che è conforme ai Suoi decreti. Tutto conosce, tutto comprende, ed è Lei che ci guida prudentemente nelle azioni che compiamo e che ci protegge con la Sua gloria. Ecco, il nostro grido oggi e in ogni giorno della nostra vita sia: invia dai cieli santi, mandala dal Tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella fatica, e io so che cosa Ti è detto. Ci ha lodato, adorato e ringraziato ogni momento.